mi hanno chiesto se sono una vittima o se sono un complice. Purtroppo sono una vittima. Avrei potuto fare la fine di Gigi Criscuolo, finire anch'io sottoterra. Il 20 gennaio viene arrestata la tua ex moglie, Barbara Pasetti. Che cosa succede nella tua vita? La mia vita viene di fatto polverizzata nell'arco di quella giornata, soprattutto per lo shock che ho avuto quando ho saputo che la mia ex moglie, la mamma di mio figlio, senza una ragione apparente, senza un motivo logico, voleva farmi eliminare. Veramente Barbara avrebbe raccontato che voleva eliminarti perché tu la picchiavi? Assolutamente no. Non ho mai alzato un dito su di lei. Sono tutte accuse prive di ogni fondamento. Comunque Barbara paga delle persone per eliminarti. Ti sei spiegato il perché? È una domanda su cui mi sono interrogato a lungo. Io penso di conoscere quello che potrebbe essere il possibile movente. E ce la vuoi dire? Non posso. Ne ho già parlato con gli inquirenti. Bisognerà vedere quali saranno gli sviluppi. Il 17 dicembre, in una conversazione telefonica tra te e Barbara Pasetti, Barbara dice: io ho fatto ammazzare un uomo e andrò all'inferno. Ci stavamo confrontando, come spesso capitava a livello telefonico, in maniera abbastanza forte. Non l'ho neanche ascoltata perché faceva parte di tutta quella serie di cose che magari lei diceva, sbottava, inveiva, e io non ascoltavo più. Io da molto tempo non davo più un peso specifico a ogni singola parola Barbara dicesse. Si può dire che quasi alcune cose mi entravano da un orecchio e mi uscivano dall'altro. Il 20 dicembre lei ti invia la foto di un cadavere e ti chiede di stampare quella foto. Una foto anche abbastanza sgranata, non appariva particolarmente nitida. Ho visto che si trattava comunque di un'immagine macabra, ma gliel'ho stampata, come lei mi ha chiesto, in duplice copia. La prima occasione in cui ci siamo visti gliel'ho consegnata. Posso capire che anche questo appaia strano, ma dato che lei da sempre aveva avuto una passione smodata per il film horror, ultimamente aveva anche passione per l'esoterismo, per queste cose non ho dato peso. Se a me il mio fidanzato mi manda una foto di un cadavere, io non ho la reazione che hai tu, punto. Questa è la verità. Ma il tuo fidanzato non è Barbara Pasetti. Io cercavo di fare tutto quello che potevo, che lei mi chiedeva, per essere il più accondiscendente possibile nei suoi confronti, in modo tale che lei fosse serena, tranquilla, non ci fossero motivi di scontro o di attrito, e questo nell'interesse ovviamente di nostro figlio. Quindi tu, per quieto vivere, avresti fatto qualunque cosa lei ti avesse chiesto? Non avrei mai fatto e non ho mai fatto qualcosa di illegale.